benvenuti in un nuovissimo video di Minecraft con gli amici di Maldiz. Oggi Ferro andremo a vedere insieme un panino, una costruzione di un panino dal valore di un euro, perché appunto i costruttori, ecco, non erano dei grandissimi esperti. Mentre invece dopo, dietro questo muro bianco che vedete qui, ci sarà il panino da 1 milione di euro. Siete curiosi di vederlo? Sì! Assolutamente sì, non vediamo okay. Ora. Ok, cosa, Mattis, sì. Guarda bene il muro. Bello. Oh. Chi c'è là sopra? Ah! Ninna, scendi, sbrigati, dobbiamo iniziare. Va bene, scusa, arrivo. Oh, grazie. Ma non così, no, non così. No, ho sbagliato. Non ci voglio credere, dovevi scendere con un po' più di calma. Però vabbè, dai, sbrigati a tornare qui perché stiamo per entrare nel panino da un euro. Mi raccomando, scrivete nei commenti quale panino preferite. Beh, se preferite quello da un euro, mi dispiace per voi. E lasciate un mi piace per altri episodi di Minecraft. Ok, Ninna, bentornata tra noi. Ciao, Matti, mi sei mancato. Ok, tu no. Comunque, questo è il panino da un euro. Lo potete vedere in tutto il suo splendore. Che bello! Sì. Bellissimo! Beh, che dire, mi sembra di notare il pane, la lattuga, un hamburger, un pomodoro. È uno scemo! Oh, ma te ne vuoi andare via, mamma mia! E poi sopra c'è un altro pezzo di pane. Quindi il panino classico, diciamo. Chi se lo mangerebbe? Io! Ok. C'è un porcile dentro. Aspetta, ma te già vuoi entrare? Prima bisogna dare un voto a questo panino d'estetica. Quanto gli diamo? 10 e mezzo. 10 e mezzo? Sì, per me è buono. Che cosa vuoi? Io me lo mangerei. Ma poi, Giota, hanno chiuso dentro una bottiglia che ti sentiamo così? Sì, una bottiglia nello scorso video. Adesso guarda che sono all'interno di una scatola, ma non facciamo domande. Vabbè, non lo voglio sapere. Comunque, entriamo in questo panino perché c'è anche appunto una zona interna che è molto... Beh, che dire, si vede che costa un euro sto panino, c'è un porcile dentro. È ammuffito! È ammuffito e ci sono i maiali, ma cosa? Ma sentite, quando i panini sono così brutti bisogna solamente fare una cosa. Cosa, Jess? Buttare giù tutto? Esatto, ma in modo ancora più divertente. Diciamo che la piastra di questo panino cuocerà un po' troppo, perché noi lo bruceremo. Aspetta, Matti, c'è ancora un maialino. Ok, no, ma facciamo tutti. Io ho visto un maiale che si chiamava Ferro dentro. Si chiamano tutti anch'io. Ferro. Ma come si chiama? Ma i maiali si chiamano Ferro. Vabbè, dai, diciamo che rispecchia appunto la faccia del nostro amico Ferro. Comunque, tutti i maiali sono usciti. Un ferro di carne, un ferro da stiro, un ferro di maiale. Ormai tutti ferro siamo. Comunque, pronti a bruciare? Prendete tutti l'acciarino? Perfetto. 3, 2, 1. Okay. Cuociamo questo panino! Chi è che ha preso fuoco? Io! No, Ninna, smetti di prendere fuoco. Ecco, ok, bene. Sei viva? Sì, no, sì. Adesso Joe sta morendo col fuoco. Aiuto, però. Ragazzi, aiutatemi. Joe! Sono morto. Okay. Ok, è vivo. Ok, allora abbiamo dato fuoco al panino da un euro. Questo perché in realtà questa costruzione è una... Chi è stato? Chi ha provato a colpirmi? C'è un maiale che ti sta guardando, potrebbe essere stato lui, ma... Io so chi è stato. Io lo so chi è stato. È stata quella stracciatella di una porcaccia di una miseraccia straccia di Ninna. No! Ora. Vabbè, va. Oh, ma pure Joe! Ma che fai? Difendi Ninna? Difendi Ninna? Guarda, ti do fuoco. Ok, basta. Ok. Comunque, questo era il panino da un euro. Ora passiamo alle cose un po' più succulente. Passiamo al panino da 1 milione di euro. Una costruzione mastodontica. Il panino che tutte le persone sognano nel mondo. Venite insieme a me qui dentro. Jess, vuoi avere tu l'onore di girare la leva? Questa? Aspetta, ferma. Questo è un compito importantissimo, Jess. Devi dirmi se sei pronta. Sì, sono pronta. Non sento sei pronta. Convinta? Ok, ancora meglio. Mi sento pronta. Perfetto. Allora, Jess, al mio tre, dà inizio allo spettacolo. 1, 2, 3, vai! Boom! Eccolo. Ma non sta succedendo niente. Che cosa deve fare questa leva? Eccolo! Ma ci ha messo mezz'ora! Oh mio Dio! Oh mio Dio! No. Questo è uno spettacolo!
Bellissimo. Wow, questo è il panino da 1 milione di euro. C'è anche il bacon, il formaggio, il pane gigante, l'hamburger triplo, manco doppio, triplo. Mi è venuta fame. Anche a me, Jess, anche a me. Comunque, se siete curiosi, questo è il resto del panino da 1 euro. Siete contenti? Molto, molto bello, sì, sì, molto buonissimo. Ninna, andiamo? Dove? Andiamo del panino da 1 milione di euro. Devi sapere che non è bello solo di estetica. Questo panino all'interno conterrà delle cose fighissime. Allora, all'interno ci sono delle scritte. Per il primo livello ognuno dovrà prendere un colorante e colorare il maggior numero di pecore possibile. Chi ne colora di più vince. Wow, ciò significa... No, io non voglio il rosa. Io non voglio il rosa. Io il giallo. Io il giallo. No, io il giallo. Uffa, ma non c'è il blu. Eccolo il blu. Io voglio il blu. Quando siete pronti, apriamo le porte e chi riesce a colorare più pecore vince, ok? Vai. 3, 2, 1. Si parte. Colora, 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 colora. Dai, pecore, spiegatevi. Spiegatevi, spiegatevi. Ok. No. Sì. Safe, Joe, sì. Ti voglio più convinto, Joe, dai. Sì. Ok, ti coloro. Oh, ma chi è l'arancione? Io. Ho vinto? No, però ne stai colorando un sacco. Ok? Ok, abbiamo ancora 10 secondi. Va bene. 9. Ferro, mi sta rubando le pecore. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1, stop, fermi tutti, mani in aria. Ok. Allora, ad occhio e croce, chi è il verde? Vinto, esatto, anche per me è il verde. Quindi sono io, vinto. Cioè, Joe, hai seriamente... Ma non è giusto. Ho vinto la sfida, adesso ammazzo tutte le pecore. No, aspetta, morite, però anche... Perché anche... il giallo si confonde. Sì, il giallo si confonde, ma il blu, guardate quante ce ne sono qui al blu. Wow. Vero, anche il blu, cavoli. Scusate, ma le arancioni sono le più di tutte. Le più di tutte sono? Sì, e non poi Ferro me le aveva anche rubate, sì. Vabbè, sì, sentite, facciamo così. Scrivete nei commenti chi ha colorato più pecore secondo voi. Lasceremo decidere proprio a voi. Ora però passiamo nel prossimo pezzo di panino. Ora siamo nel pane e ora bisogna salire nella lattuga. Comunque ho vinto. Sì, certo. Eccoci qui nel livello della... Oh no, penso di aver capito cosa bisogna fare nella lattuga. Oh cavolo, no. Ragazzi, sì. Avete capito di cosa si tratta? No, è un labirinto. No. Sì, Jess, è un labirinto. Va bene, chi trova prima l'uscita vince. Bisognerà trovare una scala, presumo, per accedere. Ok, l'ho trovata, sono uscito. Ma sì, ma Joe non vale, cioè. Ho vinto, ehi. Ma già l'hai trovata? L'ho trovata, guardate, se volete vi ci porto. Io mi sono perso. Dove sei? Guarda, vieni da me, venite da me, ragazzi, guardate il mio nome. Ecco, eccomi, prego, sono qua. Vieni. Vai, fammi strada, dai, coraggio, sbrigati. Eccola, guardate un po'. Cioè, ma seriamente, Joe l'ha trovata al primo punto. Ma come cavolo ha fatto? Esperienza, dai, ammettilo, Matti, che sto diventando forte. Porca miseria, no, davvero, guarda, dopo questa ti meriti i miei più sinceri complimenti. Grazie, Matti, grazie mille. Cavolo, Ninna, ci sei tu? Manca una persona, manca Ninna. Non sapevo che si era persa lei. Ma io sono lì, all'inizio. No, e devi ecco. Seguire i nomi nostri. Ok, sì. Ci sei? Sì. Bene. Allora, il livello della lattuga è appena stato superato, quindi adesso... Cos'è questo posto? Cos'è, Ferro? Credo sia il pomodoro questo. Questo è il pomodoro! Cavolo, ma è fatto benissimo questo panino! Che figata! Nella cesta ci sono... Cavolo è questa roba? Occhio di ragno. Qua bisogna fare qualche pozioni. Ma io direi di saltarle queste cose. Le pozioni? No. Noi le pozioni non piacciono, Ferro. Se ne vuoi fare una te, a me farebbe molto piacere. Se no possiamo andare anche avanti, Pronti ad accedere al piano superiore? Sì. Io no. Mi sa che siamo... No, tu sì, Joe. Perché qui siamo nella zona dell'hamburger. Aspettate, qua c'è una chest. Cobblestone. Ragazzi, prendete la cobblestone, perché mi sa che qui dobbiamo fare un percorso. Ma io non sono capace. Cavolo. La verità, qua bisognerebbe fare un parkour. Però si può, diciamo, un po' barare con la cobblestone, forse. Sì, effettivamente è vero. Comunque io vedo le scale e sono esattamente da quella parte. Provo prima col parkour. Dai, provo prima col parkour. Levati, perché non ci siamo bravi. Dai, levati, mamma mia. Guarda qua. Guarda, Ok, vai, Matti. Questo hamburger non mi fa paura. Cioè, ma secondo voi mi posso far spaventare da un hamburger? Oh, no, Joe.
vattene via. No. Oh. Seguitemi, Giovincelli. Qui ci sono delle scale e lì vedo una targhetta che dobbiamo riuscire a leggere, perché sicuramente ci darà dei consigli. Quindi passiamo da qui. Senti, Matti, secondo me tu ci fai cadere tutti quanti nella lava. Io ho paura. Aspetta un secondo, che qua ci casco davvero se non faccio una costruzione. Ok, devo fare un saltino. Ok, eccomi. Bravissimo. Oh cavolo, no. Qua è troppo difficile per i miei gusti. No, no, ragazzi. Ragazzi, se non vai avanti ti spingo e ti faccio cadere nella lava. Ok, e ora cosa dovrei fare? Devi saltare nella scala a destra, Matti. Spazio, ti muovi. Bravissimo. Ok. Ma che cavolo? Oh mio Dio, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta, ragazzi! Venite, venite! Joe! Siamo un po' più scarsini. Mi sa che è meglio fare questo percorso. Sì, vabbè, esatto. Sentite, se sei il primo arrivato premi il bottone, premiamolo e vediamo che cosa succede, no? Ma sei il primo del panino, hai vinto sei il pro del panino, wow! Che emozione essere il pro del panino! Ma questo è il bacon? Sì, questo è il bacon. Bellissimo! Tu sei un bacon! Mi stavi per far cadere! Vai giù nella lava, vola nella lava! Basta, tregua. Allora, questa è la zona del bacon, molto ma molto carina. E dove dovremmo andare qui, ehi? Esatto. Sai che non lo so neanch'io, Matti? Ovvio che non lo sai neanche te. Siamo arrivati tutti qui insieme ora. Che cavolo dobbiamo fare? Mi sa che siamo arrivati alla fine. Non lo so, ma a quanto pare sì. Però il bacon non è mai alla fine. Infatti, bisognerebbe arrivare al panino sopra, no? È il panino, cioè, è il panino di chiusura. Boh, ragazzi, io non lo so. Quasi quasi provo a salire in questo modo per capire cosa c'è sopra. Seguitemi. Faccio la torre magica. Devo spaccare qui. Solo che non ho oggetti. Quindi ci metterò 3000 anni. E non c'è nulla qui sopra. No. Invece c'è qualcosa, Matti. Cosa? Proviamo a rompere. Aspetta, guarda. Oh no! Eccomi! Cosa c'è? È tutto completamente vuoto! Ma è la fine del panino. Aspettate un attimo. Fatta. Quando è tutto così vuoto, io so che cosa sta per succedere. Gara! Questa è un'arena per combattere! In questo momento abbiamo una chest per ognuno. Abbiamo visto il panino da un euro e gli abbiamo dato fuoco, mentre abbiamo visto quanto cavolo è figo il panino da 1 milione di euro di Minecraft. E adesso non possiamo fare altro che concludere con una bella sfida. Prendete il contenuto delle chest e al mio 3 incominciamo a combattere. 1... Matti, una domanda, ti prego. Che vuoi, Joe? Una domanda, ascolta. Ma ti sento malissimo, cosa vuoi? Sbrigati. Scusami, per il combattimento dobbiamo usare la spada in legno o la mela? Decidi te, guarda, non ne voglio sapere niente io. Sei prima a morire, Joe. Allora uso la mela. 3, 2, 1, si parte! L'arrembaggio! No. Aia, Joe, vattene via. Me la doro. Ok, sono ancora vivo. Okay, vabbè, perfetto. Oh no, è rimasto ferro. Ultima me la doro e boom. Ma che dice, è rimasto ferro? Ci sono anch'io. Oh cavolo. E come sempre sono la prima a morire. Aia! No! Ma c'è pure Ninna! Ma sono morto! Uffa! Ma c'è pure Joe! Ma cosa sta succedendo, Matti? Ma succede che stanno respawnando tutti, te lo dico io! Lasciate un mi piace per il panino di Minecraft! Mi raccomando, iscrivetevi nei commenti anche altre costruzioni da fare da 1 euro vs 1 milione di euro! Ciao!